Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Darkest Dungeon e come vedete da questi due cucuzzoli della montagna, Darkest Dungeon 2. Un gioco sviluppato dai Red Hook che desidero tra l'altro anche ringraziare perché mi hanno mandato il gioco e onestamente sotto non ci speravo. Il gioco è attualmente in esclusiva su Epic Game Store e costa 23 euro qualcosa, scontato per il lancio della Early Access a 21 e qualche centesimo. Il gioco resterà, da quanto ho visto, in esclusiva per Epic Store solo per la durata dell'Early Access, che, se andiamo a vedere il primo capitolo, era durato circa 11 mesi, quindi... Vabbè, qua a destra abbiamo il profilo, poi possiamo avere più profili, al momento... No, a dir la verità no, non si vanno ad avere più profili, ma si vanno ad avere... vari kit... Sì, decisamente vari, però lo iniziamo insieme perché voglio provarlo insieme a voi e vediamo così in tempo reale che cosa è cambiato. C'è l'italiano, ma a quanto ho capito non dovrebbe essere tradotto interamente, quindi è in corso d'opera. Però se calcoliamo che il primo Darkest Dungeon è arrivato in italiano dopo parecchio tempo, direi che mi sento di ringraziare gli sviluppatori di Red Hook. Godiamoci questa intro. Lo stile grafico è lo stesso del primo Darkest Dungeon. Anche lo stesso stile. Ruin ti ha trovato. Il mio protetto, mio amico. I nostri calcoli erano corretti. L'effimera equazione è sbilanciata. La Terra ruota in uno strano e terrificante nuovo asse. E ovunque unbranded, incontrollabili conseguenze. Il mondo è una terra persa di fallimenti passati e ora devi navigare, devi cavalcarle, insomma. Prendi questo, è speranza. L'ultima di della speranza, insomma, è tua ora. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. Ok, qua ci sta caricando, insomma, ad affrontare la verità e superare tutto il male del Darkest Dungeon. Allora, la storia al momento, a quanto vedo, non è tradotta. Dovrebbero essere tradotti i menu e l'inventario, insomma, le varie interfacce grafiche. Completa la confessione. Riproduci video? No, l'abbiamo già visto. Qua abbiamo il tutorial. Qua abbiamo altri video che si possono vedere. E firmiamo. Avete indietreggiato nel vostro pericolante diniego troppo a lungo. Vediamo. La diligenza. Sembra uno stile grafico diverso. Ah, mi muovo con le frecce. Cioè, con Buzz, insomma, sto avanzando. La luce è tenue. Sta diminuendo. Ma posso muovere... il crocevia. L'attesa della luce e l'accettazione di qualsivoglia forma di buio. Sono al crocevia. Carina questa cosa. La compagnia, allora abbiamo Baristan. Ah, come lato positivo il colpo d'occhio, quindi attacchi a distanza più 10 di danno, attacchi a distanza più 3% di critico. Però la dissenteria all'inizio della battaglia ha un attacco dimezzato. Ma scusate, questa è la squadra o posso sceglierne uno? Asceta. Allora, c'è il medico della peste, Paracelsus, che è asceta, persegue la negazione del piacere per finire lo spirito. Qui abbiamo la Lada, Audrey, Solare,
Sprezza ottimismo a tutti i poi e mano lenta, meno 2 di velocità. Testa dura, più 25 resistenza, questo è Dismas, il fuorilegge. Ed è affannato. E qua abbiamo Baristan. Devo capire un attimo adesso come funziona. Ma a parte che li devo prendere tutti comunque, perché ho 4 spazi, quindi va bene, andiamo avanti. È molto più enigmatico del primo, perché siamo avanzati con questo carretto e stiamo andando la valle. Ah, dobbiamo schivare. Ah, vabbè, possiamo anche colpirle. Ah, quindi qua ci stiamo muovendo con la diligenza. Vabbè, andiamo. Arriviamo. Una bacheca, il baule dell'accademico. Vediamo un po' cos'è. Siamo obbligati. Hanno lasciato da un la risorsa lasciata da un benefattore. Prendo tutto. Abbiamo anche una cassapanca che espande gli slot dell'inventario e delle reliquie. Sì, tutto tradotto o non tradotto, insomma. Ogni esercito ha bisogno di una linea di rifornimento. Vabbè, vedete che qua la luce sta calando, la luce è tenue. Il nostro primo incontro, ricordo il nostro primo incontro all'università. Vabbè, intanto continuiamo in questo autunnale vialone del tramonto. I disperati. Ah, qua ci sta facendo vedere gli incontri, i tesori e l'inventario. Soccorreteci. Tocca a noi portare la torcia alla speranza, la strada è lunga. Una volta trovata la speranza è contagiosa. Cioè, che cacchio devo fare? Scusa, eh. Ah, tengo premuta la frase da dire? In questo mondo l'opulenza priva di intenti perde ogni valore. Ho preso la muffa melmosa. Vabbè, andiamo avanti. Non si è ben capito, ma... Poi ovviamente resto disponibile quello che vogliate vedere in modo più approfondito in live. Cinque leghe alla locanda. Ah, mancano 5 leghe. Ci dà la distanza in basso a destra. 4 leghe. È evidente, qualcosa sta cambiando. 3 leghe. Ognuna di queste lapidi denota molto più di un fallimento e la promessa di far meglio. Abbiamo un ostacolo classico, uno scontro. Beh, il combattimento, allora, graficamente è molto più bello, cioè molto più definito dei classici disegnini del primo. Iniziamo con questo, può fare esplosione nauseante e gas accecante, il classico, classica interfaccia dove attacchiamo i primi due o gli ultimi due. In questo caso facciamo un gas accecante, va. E attacca solo l'ultimo. Questo. Ok. La zannata, 2. Sì, poi gli effetti sono quelli, eh. A dire la verità... Lui non sta così bene lì davanti, andrebbe messo... Lo sposto qua dietro, perché non vorrei mai che... A riflesso era capricciante. Oddio, ce l'hanno terrorizzato. Vabbè, pugnali fulminei per attaccare i due in mezzo. Vai. Grande la nostra. Lui non si sta prendendo proprio benissimo. Comunque, usiamo schiacciamento, bastione. È anche un po' più chiaro come danno, insomma. Poi, io vi dico la verità, la versione mobile l'ho trovata abbastanza terribile, anche quella per Switch. Ma io questo gioco l'ho comprato, il primo. L'ho comprato per ogni console possibile, perché comunque mi è sempre piaciuto, per quanto non lo abbia mai approfondito più di tanto. Ma sono anche coriacei questi nemici, perché comunque è... Ok, che anche noi non è che... La sofferenza insalda il reciproco legame. Ok, gli ha dato conforto, sarà da capire questo. Bastione, vediamo cosa fa Bastione. Ah, l'ha mandato indietro, gli ha dato la spinta. Dovevo leggere, in realtà, ma... Picconata in faccia, dai. Colpo di grazia, grandissima. Ho messo in atto la mia vendetta per te. Dai, tu fai l'esplosione nauseante ed elimina anche l'altra. Ah, 2 ne abbiamo uccisi. Questi resteranno qua davanti a dar fastidio. Ma ci hanno spedito indietro lei. Eh sì. Ci danno fastidio le tombe qua dei nemici. Ma poco male. Poniamo fine alla sofferenza.
L'esperienza, seppur dolorosa, resta la nostra maestra migliore. Prendo tutto, abbiamo preso reliquie, lenzuola intese di latte. Cura un eroe dalla cecità, forse. C'è un occhio con una X, quindi. Carte da gioco. È una gran capacità, chance di migliorare l'affinità. Ok, l'ospite sacrificale, ornamento. Ok. Andiamo a vedere un attimino che cosa è cambiato, ma questo purtroppo lo potremo vedere solo una volta che inizieremo la vera e propria avventura. Siamo arrivati intanto alla locanda, che non è proprio messa benissimo. Però là in fondo c'è la montagna. Il fuoco è acceso, la tavola imbandita, la locanda non attende altro che i suoi ospiti preferiti. Ok, questo è un hub più o meno come quello che avevamo già visto nel primo. Abbiamo i nostri eroi seduti in locanda. Oggetti della locanda, possiamo prendere oggetti, guanti da pugilato. Seleziona due destinatari. Gli do a lui. A lui o a lui? No, per lui non vanno bene. Vanno bene a Parchers. Ah, mi dà dei bonus. Bersaglio per freccette. Glielo do a lei e a lui. Carina sta cosa. Chance della compagnia. Questa praticamente mi permette di... a migliorare. Mischio io. E giocano a carte. Non ho bisogno mai di giocare vabbè, non ho letto in tempo. E poi abbiamo la muffa melmosa che io do a nessuno perché non c'è niente da dare. Cioè la muffa melmosa non è gradita da nessuno. Ok, qua mi fa vedere tutto il tutorial di come funziona. Qua abbiamo il numero di reliquie, le maestrie, ninnoli. Prosegui il viaggio. Allora abbiamo... Seleziona una route. Allora, questa è bloccata. Abbiamo delle ricompense. È possibile spendere i punti maestria nella locanda per migliorare le abilità degli eroi. Quindi facendo questa potremo ottenere quel punto lì per migliorare gli eroi. Poi, diario di viaggio. È quello che abbiamo visto prima. L'esercente è la mercanzia, quindi prendiamoci delle pozioni magari. Aspetta la sveltezza, no? Dove sono pozioni? Questo è questa qua. Ma abbiamo... Ah, spendiamo reliquie. Ok. Ci costano tutte le reliquie. Questo cura dallo stress. Vabbè, dai. Va bene. Abbiamo l'istruttrice. Quindi che ci può far apprendere spendendo che cosa? Ah, possiamo cambiare le abilità dei vari personaggi che abbiamo. E abbiamo un punto. Un punto questo. Possiamo potenziare un'abilità. Io potenzio l'abilità del coso qui, la mazzolata. Vediamo. Ok, ah, tutti aumentano di uno. No, era comunitario, quindi niente, abbiamo usato un'abilità. Il caraio, questo è praticamente... Ok, abbiamo l'ultima, abbiamo la cassapanca, che è un miglioramento. Ma puoi vedere che seleziona un percorso, andiamo alla corruzione, vediamo. Prosegui il viaggio, sì. Ah, ma si viaggia così allora, si viaggia in carovana questa volta. Ho voluto giocarlo così senza provarmelo prima perché ero incuriosito e volevo esplorarlo insieme a voi. Ecco le grandi città edificate dall'uomo. Ora null'altro che rovine e fiamme. Si può andare in una direzione o nell'altra. Quindi da qui c'è un combattimento. Di qua luogo sconosciuto. Andiamo a sinistra. Ah, dobbiamo anche schivare. Allora, è meno affascinante secondo me il discorso del viaggio sulla carovana per certi aspetti. Figo su altri. Era bello esplorare un dungeon. E qua invece si viaggia solo in carovana. Abbiamo incontrato i disperati. Vediamo cosa si può fare qua. È da capire perché. Allora, un piccolo aiuto può fare molto. Vediamo cosa possono farci in cambio di una manciata di reliquie. No, voglio dire questo.
unexpected find. Una scoperta inaspettata, ci hanno dato erba pipa e un bersaglio per freccette che ci usiamo poi in locanda per migliorare la nostra confidenza con i vari personaggi. Stiamo arrivando verso una sorta di boss, credo, perché guardando il percorso che abbiamo preso qua abbiamo un incontro con i cultisti. È immorale, trae vantaggio da momenti... Vabbè, non ho letto. Minchia, questi qui sono equipaggiatissimi, sono cattivissimi. Dai, picchio lui. Beh, non male. Ottimo lavoro. Ah, sta migliorando l'affinità tra loro. Bella, questa cosa mi pare non ci fosse prima. Quello fa un botto di danno comunque, va sistemato quanto prima. Allora, tu che sei assenzio, guarigione, no, tienitela. Dardo avvelenato, fai danno a lui. Morbo, perfetto. Ora, Paracelsus, esplosione nauseante a lui sempre. Bravo, morbo. Ok, lui fa un male estremo, devo mandarlo indietro lui. Però, mannaggia, sta anche sanguinando. Cambialo con lui, va. Lui non è messo proprio benissimo. Lo farò curare quanto prima. Pendente infido. Lui. Ok, grande. Poi, l'assenzio che cura lui. Ma lo può fare solo su se stessa? No, allora no. Fai la picconata in faccia su questo. Mannaggia, adesso tocca a lui. Grande. Sta sanguinando, ma gli passa. Adesso gli passa. Guarigione 20% su di lui. dai, almeno rifiatiamo un po'. Paro, minchia, ha fatto critico. Sul cerusico. Dai, questa abilità qui, da come vedete qua sotto, è potenziata. Quindi tecnicamente dovrebbe far più danno ancora. Più o meno. E il morbo fa male comunque. Adesso cercheremo di... Questi iniziano a prendersi male. Cercheremo di far ammalare anche altri. Dardo avvelenato su questo. Così inizia a perdere un pochino di vita anche lui. L'ha buttato indietro, mannaggia. Mira attenta. Che cosa fa la mira attenta? No, rimuove cecità, no. Pendente infido. No, potresti spostarti e lasciare spazio a lui. Che intanto sanguina. Rinforzo. No, 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 fai questo che ti viene bene. Colpo di grazia, abbiamo finito anche quello. Dai. Medicina da battaglia, curalo ancora. Adesso ci sarà da curare lui. Vabbè, lei la picconata in faccia gliela dà. No, non può. Però lancia il pugnale di fulmini. Fatality. Dobbiamo far male anche sti cosi qui comunque, perché sennò esplosione nauseante. No. Facciamo questi qua. Ma è spinto, mannaggia, poteva accecarli. Passo del duellante, vai. Cioè, ma gli dà fastidio anche a loro questa cosa di stare dietro così, no? Questa fa un botto di danno, niente, va sistemato lui. Allora, lui è ancora dietro, ma non capisco perché. Comunque, può fargli lo stesso danno anche a lui. Ok, colpo di grazia pure a lui. Vediamo. Ha fatto danno a due, lui è quasi andato. Quindi adesso appena tocca qualcuno in grado di curare, lo fa. Allora, cura te stesso perché... Tu riesci a fare qualcosa? No. Quindi tu ti sposti e lasci spazio a lui. Bisogna attaccare a distanza adesso. No, rinforzo no. Questo neanche. Mannaggia, lui non può fare niente. Vabbè, gli do rinforzo. Gli do difensore. Quindi magari migliora anche la loro affinità. Niente, ce l'hanno con lui, c'è poco da fare. Ma noi dobbiamo sfruttare lei adesso perché è l'unico modo di uscirne vivi da qui, uccidere lui. Intanto abbiamo anche... Che è successo? È morto per conto suo? Sì.
In questo caso vedete che mancano 72 leghe alla locanda, quindi bisogna sbrigarsi. Stiamo viaggiando verso un altro scontro probabilmente. Guardate quanto è lunga l'avventura. È veramente veramente lunga il percorso. Poi non è detto che siano tutti scontri, però questo mi sa tanto di sì. Non posso tornare indietro, devo per forza urtare gli ostacoli. Ingresso dell'oblio. Vediamo l'ingresso dell'oblio. Se ce ne andiamo in fretta possiamo evitare ogni rogna e qua discendiamocene prima che sappiano che eravamo qui. Dai, sono d'accordo con te. Abbandonato o dimenticato è nostro. Abbiamo abbandonato. Stiamo andando verso un altro scontro ipotetico, quindi questa carrozza maledetta fa un... Oh, vabbè, dovremmo... Vigilanti incappucciati rivolgono le proprie... non riesco a leggere, è troppo veloce. Nemici contagiosi. Qua ci lasciamo le piume, ragazzi. Qua bisogna essere pronti e forti. Non so perché li ho messi io in quest'ordine, ma è veramente sbagliato quello che ho fatto. Quindi sposto indietro. Non hanno recuperato una gran vita, quindi iniziamo. Questo tizio qui mi fa anche un po' paura, questo... fare qua. Quindi poi esplosione nauseante, gas accecante, dai, accecami gli ultimi due mancati. Mannaggia, neanche colpiti e resistiti proprio. Questo fa un danno boia a tutti, perché dà un buff ed ha incendiato a turni a tutti per 3 turni. E no, qua andiamo a finire molto male. Fustigazione lesta, me l'ha tirato avanti. Vabbè, lui adesso dà le sue ragioni all'amico qui, ma non gli fa granché. Molto male. Dobbiamo attaccare, dobbiamo assolutamente attaccare. Pugnale da lancia, dado avvelenato, va. Credo che non gli facciano nulla. No, al morbo ce l'hanno perché sono contagiosi, quindi sarò la tua lama. Migliorato col cerusico. Spara, va. Spara al primo perché... Ah no, con la... Non spara, ma con l'accetta, con la... il pugnale, scusate. Esplosione nauseante. Sì, dai, facciamo fuori questo qui almeno. Colpo di grazia, muore per conto suo. Questo è molto minaccioso. Fortunatamente questo è parecchio forte. Gli ha fatto un contrattacco. Chissà. Ci sarà una modalità un po' alla XCOM per contrattaccare. Comunque, questo me l'hanno buttato in avanti. Ce li hanno ustionati di più. E qua finisce male. Allora. Questo già ammorbato. Diamo al morbo anche quello in fondo. L'immolatrice. Ok. Poi tu. Pendente, dai. Schivato. Lui non sta proprio bene, quindi gli dico di curarsi. 6 punti. E guardate anche lo stress, che è altissimo. Punto di morte. Ok, fortuna si era curato, perché sennò sarebbe già morto. Questi si stanno prendendo male. Direi che fermezza. Cosa fa fermezza? Niente. È andata. Round 4 di 5. Capire cos'è questa cosa. Due round, rimangono due round. Vediamo un po' che cavolo succede. Perché questa potrebbe essere interessante, perché mancano due round, dice, quindi non so cosa succede tra due round. No, anche lui. Non può curare a se stessa.
Tutti in punto di morte. Poi se qualcuno di voi magari conosce il gioco, lo ha già giocato, sa dirmi poi cos'è tutta questa roba, queste aggiunte, insomma, che magari io non ho visto, ben venga, è molto apprezzata come cosa. Comunque, vediamo un po'. Più che altro perché... non riesco a colpire questo. Più che altro perché mi sa che non esisteranno molto i tizi qui. I miei, intendo. Questi che sono andati ormai. Sono tutti in punto di morte. Medicina da battaglia tiro su lui. Ah sì? E io no? Lui si è offeso. Però già ho curato lui. Probabilmente aveva un'affinità con qualcuno. E bisogna tenere conto anche di quello. È diventato un The Sims praticamente. Vabbè, questo era il colpo finale. E non ce l'ha fatta. Vediamo se ce la fa lui. No, non è possibile. Attenzione, abbiamo finito i turni. Avevamo i turni, non ce l'abbiamo fatta, quindi siamo vivi. Ma onestamente non credo potremmo andare molto avanti. Ingresso dell'oblio, vediamo un po' cos'è anche in questo caso. Attacchiamo prima che i farabutti ci vedano arrivare. Soldati appiedati, una perdita di tempo. Occorre collaudare il formulo sul campo. Cosa stiamo aspettando? Occorre collaudare il formulo sul campo. Il rapporto è messo alla prova. Amore, finché quel batterà il desiderio non si affermerà mai. Cioè? Cioè, amore tra i due lì? È senz'altro da approfondire sto titolo, perché mi sa che ci hanno aggiunto parecchie cosine nuove. No ragazzi. Abbiamo round 1, questo non è un round da tempo, quindi va molto male qua. Mi sembra che parecchio lunga il viaggio in carovana. È in crisi e quindi ha rovinato il rapporto con altra gente sto qui. Ma sapete che è molto interessante come meccanica? Che poi non ho capito, ma in punto di morte a 0 punti vita, ma non si sa quando muore. Cioè, loro muoiono subito a 0, ma loro no. Non ci vede più. Accecamento, 50% di probabilità di mancare. Medicina alla battaglia, mando la corsa di voi. Ha migliorato il rapporto con lui. Oh, però è un punto di morte anche lui adesso. Ok, colpo di grazia, perfetto. Quel colpo avrei dovuto infliggerlo io. O è astio quella linea blu? Quel puntino blu? Non lo so. Sono nemici quasi, non lo so, da Dante's Inferno. No, vabbè. Sara. Si stanno offendendo a vicenda i due. Anche un bel danno, è punto di morte anche per lui. Attivata.
con un pugnale colpito, con l'altro no. E vai in punto di morte anche lui. A questo punto lasciamolo poi andare. No, dai, dagli ancora un colpo. Bravo. Cioè? Punto di morte anche questo. Un errore di valutazione. Ha mancato il bersaglio. Ok. Mannaggia. Siamo finiti. Round 4. Qua non c'è un limite di round, quindi qui si muore, ragazzi. Finisce qui. Amore pure chimica. Cerchiamo di rimettere in piedi qualcuno. Alla faccia dell'amicizia, se l'è presa lui. Dovrei controllare, trovare il modo di controllare le loro relazioni in modo da non fare mosse avventate. È molto bella questa cosa, anche se l'ambientazione è abbastanza strana, eh. Un po' sullo stile vampire con la carovana che va avanti. Sarà un po' da approfondire e capire se è tutto focalizzato sulla carovana oppure c'è altro, insomma. Però è interessante, la meccanica qui è nuova, cioè non è un copia e incolla del gioco, devo dire, quindi quello è una nota di pregio. Ce la facciamo? Oh, e lui è in punto di morte da 6 giorni, ma non muore, quindi vai, dagli la fine. No, uno sputo, ma muore di col morbo. Credo muoia per conto suo, quindi attacchiamo questo. Quando è il suo turno si prende il danno. Lei dice solo la tua difesa, proprio dire, infatti, come avevo pronosticato. Dai, ragazzi. Olè. Si è offesa di nuovo. Prendi tutto. Ok. Diciamo che siamo ancora parecchio lontani dalla città, perché siamo a 61 leghe dalla città, dalla locanda. Qua abbiamo gli slot con la carovana, diciamo, con gli slot dell'inventario. Abbiamo la torre di osservazione, luogo sconosciuto. Ah sì, abbiamo 3 luoghi adesso, un trivium da prendere. Abbiamo l'inventario con cui possiamo, penso, anche curarci. No? No, non credo. Quindi siamo messi... Praticamente combatti al massimo 3 battaglie di barricata, 2-3. Non so, adesso vediamo qua cosa succede come ultima cosa e poi vi rimando eventualmente a un approfondimento. Questo è torre di osservazione, rivela, percorsi che seguono. Andiamo dritti. I can't go on. È ovvio che se in questo gioco non amate combattere e sperate sempre di non combattere, diciamo che è meglio andare su qualche altro gioco, insomma. La logica è quella. Stiamo per arrivare, ormai. It is low indeed to profit in destruction. C'è un altro combattimento, ma direi che qua noi ci lasceremo le penne e voglio evitarvi assolutamente un altro scontro di quelli, vedete, 1-5 round, se sopravviviamo, se li uccidiamo. Ma credo che... Ullala, gli ha tolto già metà danno così? Vediamo se... Questo si chiama gioco di squadra. Ok, stanno migliorando il rapporto tra di loro. Dai, vediamo un po' se così veramente sono così deboli. No, abbiamo avuto solo un gran culo a colpire per primi. E dai, facciamo quest'ultimo combattimento. 11 danni.
No, boh. Ma qua ci lasciano le penne. A meno che questo non sia un enorme tutorial. Grandissima. Un enorme tutorial e non possiamo morire, però. La porta è messa alla prova. Abbiamo risentimento. Quindi si odiano i due adesso. Quindi c'è il rischio anche che uno si rifiuta di curare l'altro. Possibile. Ok, non ci vedono. Non ci vedono più. Quindi non attaccheranno, attaccheranno con il 50% di probabilità di mancare, ma lo colpiscono. Risentimento, finalmente ho ottenuto quello che ti aspetta. Ok. Sono felice di startene dietro, ok. Continuano a beccarsi adesso tra di loro. Ti mancherà tra poco quando farà una brutta fine anche lui. Grande, dai. Uno dei tuoi soliti trucchi. Sì, ma non vedi che sta per morire, cioè. Vai. Dai, un colpo ancora. Vale, colpo di grazia. Ne manca uno. Visto? Mannaggia. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, 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 dai. Tre. È morto. È morto l'altro. È andato in crisi. Con tutti gli altri. Gli ha dato proprio una bella ramazzata. Vai, morbo. È morto anche. Ok, abbiamo perso un... abbiamo preso altri oggetti. E direi che abbiamo visto, siamo riusciti a vedere anche la... la litigata tra le varie persone, quindi... Allora, stiamo arrivando alla torre di osservazione, dove potremo osservare il proseguo del nostro cammino, che sembra tra l'altro anche lunghissimo ancora, quindi... E poi non so se qua... va avanti o cambia qualcosa, probabilmente sì, probabilmente cambia l'aspetto, diciamo, della città, avremo altre cose dove poter riposare. Quindi questo gioco, è visto da Darkest Dungeon 2, è sul viaggio, da quello che ho capito. Il mondo è infetto e sta morendo, quindi possiamo vedere da lontano quello che si vede. Ok, abbiamo usato la questa per vedere cosa ci sta, cosa ci aspetta. In realtà adesso avremo un bivio che può portarci verso incontro di assistenza o studio dell'accademico con ricompense sconosciute. Ragazzi, questo, e adesso esco dalla partita. Questo era Darkest Dungeon 2, 23€ su Steam, 21 su Steam, su Epic Game Store, Epic Launcher, insomma, come lo volete definire. Io adesso mi sono ritirato, sono uscito dalla partita e ho ritirato delle ricompense. E tecnicamente qua si ricomincia da capo nuovamente. Va bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente se lo avete già giocato, avete dei suggerimenti da darmi o volete fare delle spiegazioni, ben venga nei commenti, in modo che ne possa anche fruire tutta la gente che poi verrà a vedervi. Con questo io vi ringrazio per la visione di questo video lunghissimo e alla prossima. Ciao ciao.